Rallo, primo gol stagionale, prima emozione. Sicuramente è una grande emozione segnare il primo gol della prima squadra, venendo comunque da Under 21. È sempre un piacere comunque essere chiamati dal mister per dare mano alla squadra e rapportarsi a una realtà diversa comunque da quella dell'Under 21, dove incontri giocatori che hanno fatto anche categorie superiori con esperienza. Sicuramente formano, insomma, il giocatore, anche perché sono al primo anno di calcio a 5, quindi ho tanto ancora da imparare. Diciamo, è un gol importante anche per il risultato, perché dovevamo dare una smossa a questa classifica. E appunto, però, diciamo, il merito ovviamente è della squadra, che ha fatto una grande prestazione. Sì, dopo questa vittoria il monito è continuare così. Ovviamente pensare partita per partita, senza guardare la classifica, senza guardare contro chi giochiamo. Ovviamente, diciamo, siamo consapevoli della nostra forza e non dobbiamo avere paura di nessuno, ma comunque non dobbiamo rapportarci agli avversari, diciamo, anche se magari sono sotto in classifica, diciamo, considerare più scarsi di noi, ecco, perché ogni partita è un discorso a sé. Mister, una battuta d'arresto che complica un po' il vostro discorso. Bisogna capire qual è il discorso. E battuta d'arresto anche rispetto a cosa? È solo un discorso di prospettive. Veniamo da risultati alterni, da ottime prestazioni. Questa è stata sicuramente la prestazione peggiore che abbiamo fatto. Abbiamo probabilmente sottovalutato una partita che, non io, i ragazzi, che non avevamo nessun motivo di sottovalutare. Siamo scesi in campo verso il 20° del primo tempo e poi ovviamente quando giochi contro squadre che giustamente sono valide, perché sono tutte squadre valide in questo girone, danno l'anima, stanno 2-0, poi diventa complicata. L'avevamo ripresa, ma inspiegabilmente anche sul 2-2 siamo andati sopra le righe. Sono assolutamente non contento della prestazione, dell'approccio e anche della gestione dopo il 2-2 della squadra. Evidentemente questo è il nostro valore, insomma, probabilmente. Il grido quindi è la concentrazione massima per le prossime partite. Questo è un girone, diciamo, che difficilmente decifrabile, nel senso che tutte le partite sono tirate. Se non sbaglio c'è stato un pareggio tra prima e l'ultima oggi, se non ho visto male. Tutte le partite vanno approcciate allo stesso modo, se no si rischia di non vincerne una.